Poracci, bravi che avete riconosciuto uno dei survival horror PS2 più di nicchia, nonostante il trappolone della rana. Ronin Link è stato il più veloce di tutti, mentre Tera se ne esce con la risposta sbagliata giusta, citando uno dei momenti più divertenti dei Direct Nintendo, quando ancora c'era Iwata. Che nostalgia. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Countdown. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, anche di quelli che non prendono il perfect score su Metacritic. Quella di oggi sarà una puntata ringhissima perché andremo a speculare sul Pokémon Presents di domenica prossima. Continueremo ad analizzare le recensioni di Elden Ring e discuteremo di un fatto increscioso che riguarda Chocobo DP. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a indossare con fierezza il vostro Power Glove e a partire tutti insieme verso la conquista non violenta di internet.com in vista della fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi anche sul sito Viola. Nei prossimi giorni ci saranno tante, ma tante live interessanti. Non potete perdervele. Bene, trovate tutti i link in descrizione. Iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo e visto che ultimamente citiamo molto spesso i survival horror, partiamo da Resident Evil. No, questa volta non dobbiamo parlare del possibile, sempre più probabile, remake del quarto capitolo, ma sempre di un potenziale ritorno di alcuni dei capitoli storici della saga. Capcom ha infatti fatto una mossa un po' inusuale. Sul sito ufficiale giapponese della serie ha aggiornato la descrizione di tre capitoli, Code Veronica, Outbreak e il suo seguito, File 2. Oltre ad aver cambiato il testo relativo ai tre giochi, sono stati utilizzati nuovi artwork e screenshot in game, ora a una risoluzione maggiore rispetto al passato. Come hanno fatto notare alcuni utenti su Twitter, però, a quanto pare gli asset utilizzati sono stati anche modificati rispetto alle loro versioni originali. Che Capcom stia ritoccando questi tre titoli per proporre una qualche remaster di sorta? Il nome di Outbreak era comparso già all'interno del Giga Leak di Nvidia, che come abbiamo visto ha anticipato con correttezza parecchi reveal. Staremo a vedere. A proposito di horror, vi ricordate di Marta is Dead? Quella produzione tutta italiana che aveva fatto tanto discutere perché apparentemente senza motivo Sony aveva deciso di censurare sulle sue piattaforme? Beh, si continua a parlare della produzione, ma questa volta in positivo. Perché sono uscite le prime recensioni e tutte quante sono concordi nel promuovere il gioco. Un'avventura cruda e disturbante che di sicuro sarà in grado di appassionare i fan più accaniti dell'horror esplicito. Ah, tra l'altro, ora sappiamo con certezza quali sono tutte le scene censurate da Sony. Vi lascio in descrizione un link che rimanda alla lista completa. Ovviamente si tratta di immagini abbastanza forti, guardatele a vostra discrezione. E per riprendere una notizia che aveva mandato in hype un po' tutti quanti, altro che Elden Ring, si ritorna a parlare di Gex the Gecko, indimenticabile star dei platform anni 90. Qualcosa si muove in casa Square perché hanno pizzicato il publisher intento a registrare il marchio di Gex in Giappone. Vi ricordo che l'anno scorso la proprietà intellettuale era stata rinnovata anche in Europa e Nord America. Direi che ci siamo, no? Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Ormai era nell'aria e si rumoreggiava da qualche giorno che in occasione del Pokémon Day, The Pokémon Company avrebbe deciso di andarci giù pesante con i reveal, e così sarà. È stato infatti appena annunciato un nuovo Pokémon Presents, che sarebbe l'equivalente dei Direct, però solo a tema Pokémon, per il 27 febbraio, domenica prossima, alle ore 15 italiane. Ovviamente noi seguiremo in diretta la presentazione sul sito Viola a partire dalle 14.30, ma intanto cerchiamo di capire cosa possiamo aspettarci da questo Pokémon Presents. Beh, innanzitutto vanno presi in considerazione due fattori. Il primo consiste nella sequela di annunci che stanno caratterizzando la settimana in corso. Come possiamo vedere, si è trattato di reveal mirati e nessuno di questi ha preso in considerazione i giochi più recenti. In secondo luogo, la presentazione durerà circa 14 minuti, una tempistica abbastanza ristretta ma che lascia spazio alla possibilità di tanti annunci minori e magari anche di un piccolo teaser in chiusura. Secondo me è lecito aspettarsi qualche novità riguardante Diamante Lucente e Perla Splendente, poi l'annuncio magari di uno spin-off proprio come accadde per Snap lo scorso anno e tutti gli indizi sembrano puntare verso il ritorno di Detective Pikachu. Poi do praticamente per scontata la presenza di un DLC di Leggende Pokémon Arceus. Questo è il momento giusto per non far morire l'attenzione intorno al gioco. In molti stanno ipotizzando di un possibile teaser per la nona generazione di mostriciattoli prevista per novembre, ma
C'è veramente tutta questa fretta di pubblicare un nuovo capitolo della serie principale? Certo, col tempo abbiamo imparato che Game Freak è schiava dei ritmi imposti da The Pokémon Company, ma io a questo punto ci vedrei meglio l'annuncio di un nuovo Let's Go, oppure la chiusura proprio sul DLC di Arceus. Voi che ne pensate, poracci? Cosa vedremo domenica prossima? Se nelle ultime 24 ore avete avuto accesso a internet, è molto improbabile che siate riusciti a ignorare il fatto che sono state pubblicate le recensioni di Elden Ring. Ne parlano tutti, e ne parlano tutti in modo a dir poco entusiastico, e l'hype è alle stelle. E devo dire che non vedevo da un bel po' un tale plebiscito da parte della critica. Dopo anni di attesa ci separa solo un giorno dall'uscita di Elden Ring, ma la verità è che il gioco ha già fatto il botto. Girando un po' in rete ho trovato delle comparazioni molto interessanti. Vale ancora quello che vi ho detto ieri. Sì, mi aspettavo una reazione entusiastica da parte della critica, ma mai mi sarei aspettato un successo del genere. È la prima volta che seguo con interesse e attenzione la ricezione di uno di quei titoli che sembra destinata a diventare uno dei giochi più importanti del decennio, e forse anche qualcosa in più. È impressionante perché il parere su Elden Ring è trasversale e sembra mettere d'accordo tutti, anche testate spesso in disaccordo, o portali non necessariamente specializzati o interessati al genere dei Souls. Il gioco quindi ha scalato la classifica degli aggregatori di recensioni e ha già raggiunto dei traguardi impressionanti. Su OpenCritic Elden Ring si contende il posto di miglior gioco di sempre con Super Mario Odyssey, con un'impressionante media che oscilla tra il 96 e il 97. Su Metacritic invece la situazione è diversa ma simile allo stesso tempo, e l'ultima fatica di Miyazaki è ferma al 15° posto, a un passo dallo spodestare Sua Maestà Breath of the Wild. E non dico che siano voti campati in aria e che Elden Ring non meriti tali riconoscimenti, anzi sono tra i primi a voler provare con mano un gioco che sembra veramente la visione definitiva di un genere ormai popolarissimo. Però c'è un fattore che mi fa storcere il naso e che secondo me andrebbe preso in considerazione. Il 99% delle recensioni uscite sono tutte dei work in progress e nessuno, almeno tra i nomi più autorevoli, ha portato a termine il gioco. So che Bandai Namco ha distribuito molto in ritardo i codici alle testate giornalistiche, ma la corsa alla scadenza dell'embargo secondo me depotenzia il valore di un giudizio che per stessa ammissione degli autori delle recensioni è parziale e non definitivo. Siamo abituati ormai a leggere recensioni scritte in fretta e furia e spesso ci domandiamo se veramente chi scrive abbia avuto il tempo e le capacità di metabolizzare il prodotto per analizzarlo serenamente. Ma ora che sappiamo che i giudizi sono parziali, che senso ha parlare del gioco definitivo se ancora non se ne conoscono le reali potenzialità? Ripeto, anche io sono in hype, pure se i Souls-like non sono certo il mio genere, però trovo veramente esagerata la copertura mediatica intorno a questo titolo. Voi poracci, cosa ne pensate di tutto questo entusiasmo intorno a Elden Ring? E chiudiamo con quello che sarà il vero GOTY 2021, altro che Elden Ring. Parlo ovviamente di Chocobo GP. Manca veramente poco al ritorno di questo bizzarro esperimento targato Square, previsto per il 10 marzo, e ci sono due notizie riguardanti il titolo che vanno coperte assolutamente. La prima è l'accusa di plagio. Non è che bisogna viaggiare tanto con la fantasia per trovare similitudini tra Chocobo GP e la serie di Mario Kart. L'ispirazione è palese, tanto che su certi aspetti, con un po' di superficialità, si potrebbe pensare di trovarsi di fronte a una reskin del racing game Nintendo. Con l'annuncio però di 4 nuovi percorsi c'è chi ha iniziato a gridare allo scandalo. In questo tweet Nintendo ha mostrato la pista di Zozo, Alexandria, Big Bridge e Gold Saucer, tutte prese da un differente episodio della saga di Final Fantasy. L'ultima, direttamente da FF7, è quella che ha fatto infervorare i fan di Mario Kart. Infatti il tracciato ambientato nel parco giochi di Midgar ricorda leggermente, ma proprio leggermente, l'iconico percorso di Rainbow Road, in particolare la sua versione apparsa su Mario Kart 8. Ora lascio a voi giudicare, però vi ricordo una cosa, non è che l'originale su PlayStation 1 fosse tanto diverso, E poi Nintendo non detiene i copyright sull'arcobaleno, almeno non credo. La seconda notizia di cui dobbiamo parlare è che ci sarà la possibilità di giocare gratis a Chocobo GP. Ma ora non c'è tempo e per saperne di più vi invito a recuperare lo shorts che ho appena pubblicato. Vi ho fregato! E questo paraccio era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto, nei commenti, per discutere delle notizie del giorno assieme. Non mi resta che darvi appuntamento a domani, perché sarà una giornata veramente speciale, interamente dedicata a Majora's Mask. Ci sarà una retrospettiva enorme sul titolo e a seguire ci sarà anche una live dove vi introdurrò alle prime fasi del gioco. Un evento imperdibile! Nel frattempo voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro!
Io sono il Poro Pokémon, Michele Ring, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ormai era nell'aria da un po' di tempo e si rumoreggia